Si è concluso con grande successo e una fitta partecipazione il primo concorso nazionale di musica per giovani interpreti organizzato a Siderno dall'Accademia Musicale Armonia. Numerosi musicisti che hanno aderito alla manifestazione nelle varie categorie, dai solisti di strumento, canto leggero e musica moderna, ai gruppi di musica da camera fino alle orchestre scolastiche. Nella giuria di livello internazionale, composta da concertisti e docenti dei conservatori di Napoli, Reggio Calabria e Bibbo Valentia, anche il professor Andrea Calabrese. È un concorso musicale aperto a tanti strumenti, anche al canto, indubbiamente comunque ci sono giovani musicisti provenienti da tutta la Calabria che si stanno esibendo ancora con il violino, pianoforte, sassofono, flauto, insomma tanti strumenti. E, come sempre quando ci sono iniziative culturali è importante che ci sia questo movimento di idee, soprattutto nella nostra terra, dove insomma il confronto è la base per poter cercare di dare un futuro ai nostri giovani. Quindi sono molto contento dell'invito ricevuto dal maestro Femia e auguro veramente le migliori fortune a questo concorso che possa sempre crescere e possa essere un'occasione per poter creare qualcosa di stabile a Siderno, come pure insomma nella provincia, per un circuito virtuoso nel quale tutti i musicisti possano confrontarsi con delle realtà provenienti anche da fuori, perché comunque la giuria che si sta avvicendando in questi giorni è composta da prestigiosissimi docenti. Ieri abbiamo avuto l'onore di avere un docente del Conservatorio San Pietro Mella di Napoli in commissione, docente del Conservatorio il maestro Salime, il maestro Annaboldi da Vibo Valentia, oggi il maestro Gullotta da Giardini Naxos e poi tanti altri ancora ci saranno, quindi i concorsi fin da quando noi che adesso siamo da questa parte della barricata eravamo piccoli, più ragazzini, sono stati sempre vissuti con questa ansia di conoscere nuove persone, di entrare in contatto con un mondo musicale sempre vivo, in fermento, e quindi chiaramente ora che vediamo questi ragazzi bravi, ieri abbiamo avuto dei ragazzini di 5-6 anni che erano già pronti a suonare con un atteggiamento professionale, che si inchinano, che fanno tutto alla perfezione, e sono di grande incoraggiamento per noi che operiamo in questo mondo da tanto tempo, affinché riusciamo ancora a insistere e a farci forza di queste giovani leve. Grande soddisfazione è stata espressa dal maestro Natale Femia, organizzatore del concorso e direttore dell'Accademia stessa, un momento, ha sottolineato, per aiutare i ragazzi e il nostro territorio. Presentiamo il nostro primo concorso della nostra Accademia Musicale Armonia della Locride. Dopo 10 anni di attività stiamo cercando di fare anche noi qualcosa sulla Ionica per migliorare la nostra cultura e per agevolare i nostri ragazzi a fare sempre meglio. Abbiamo invitato tra le persone più qualificati che abbiamo in Calabria, non anche in Sicilia e anche provenienti dal Conservatorio di Napoli. Beh, cosa dire? Dire che questi ragazzi veramente hanno un buon livello. Le giornate sono 19, 20 e 21 di maggio. Le prime due giornate li facciamo qui in Accademia, la terza giornata è dedicata ai gruppi scolastici e ai gruppi diciamo più ottetti e quant'altro.